Il Molisei di oggi, cari amici, ci porta al Teatro Savoia di Campobasso per un fine benefico. Gli studenti dell'Istituto Superiore Leopoldo Pilla di Campobasso vanno in scena per uno spettacolo di beneficenza in favore della Onlus Dinamo Camp. Cari amici di Viaggio in Molise e di Telemolise, rimanete con noi per scoprirne di più. Solidarietà va sul palcoscenico per un fine benefico. Gli studenti dell'Istituto Leopoldo Pilla di Campobasso oggi in scena con un varietà. Sì, è stato organizzato dal laboratorio teatrale dell'Istituto Pilla. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per Dinamo Camp, i ragazzi diversamente abili. Speriamo stasera replica alle 21. Un grande spettacolo che ha coinvolto tre scuole, il Geometra, l'Istituto Agrario e Ragioneria. Come vi siete preparati per mettere su tutto questo? Grazie a Marco Caldoro che ci ha aiutati. Come si svolgerà lo spettacolo? Come è articolato? Allora, ci saranno più temi, ci sarà la parte attoriale, la parte teatrale quindi, ci sarà anche la parte musicale e la parte magari di chi canterà. Quindi sarà un tema varietà. Sarà molto bello. Il messaggio che vuole lanciare questo spettacolo? È un messaggio prettamente per far sì che la gente capisca che anche i non attori, i non musicisti e non le persone professionali riescono a fare, riescono a creare, riescono a tirar su un qualcosa di inaspettato grazie anche, ripeto, all'aiuto di Marco Caldoro che ci ha dato una mano molto, molto importante per montare tutto ciò. E poi questo è anche un riflesso della vita tra i banchi, un anno scolastico intenso, lungo, che oggi anche capitola in questo modo. Sì, oggi diciamo che chiudiamo il nostro periodo anno scolastico con questo spettacolo, spero che vada tutto a buon fine e questo, in bocca al lupo a tutti noi. Se mi concedessero un pezzo di vita, dimostrerei a tutti quanto è importante vivere innamorati dell'amore. Mostrerei loro quanto sbagliano a smettere di innamorarsi quando invecchiano, senza sapere che invece invecchiano quando smettono di innamorarsi. A un bambino donerei le ali, ma lascerei che imparasse a volare da solo. Marco Caldoro, attore e questa volta direttore artistico di uno spettacolo di varietà, ma soprattutto di solidarietà, che coinvolge gli alunni dell'Istituto Pilla di Campobasso. Come si lavora con i giovani a teatro? Con i giovani al teatro si lavora sempre bene perché danno sempre la possibilità di stimoli, di confronti, di punti di vista diversi. Loro sono molto, sono giovani, sono freschi, quindi sono interessanti ed è sempre molto bello lavorare con loro. Un momento creato dopo diverso tempo di lavoro, tutti insieme, all'insegna della condivisione ma soprattutto della passione. Come si trasfonde tutto questo ai giovani? Io cerco di portare a loro tutto quello che so, nel senso regalare a loro tutto quello che so, che è la prima forma di, non dico di generosità, ma un insegnante normalmente dovrebbe fare questo. Poi è anche bello quando ad un certo punto, in momenti inaspettati, tutto quello che tu hai provato a dare, a comunicare, si trasforma in azione da parte dei ragazzi. Oggi
Che tipo di spettacolo ci sarà? Oggi sarà uno spettacolo di varietà, uno spettacolo, diciamo così, sull'impronta di Zelig, quindi dei monologhi, dei brani, dei dialoghi comici, ma anche che fanno riflettere, che lasciano un messaggio, una morale in qualche modo, per quello che si può, ai compagni di età che vengono a vederci stamattina e al pubblico adulto che verrà stasera, il tutto ovviamente intervallato da musica, canzoni, brani di vario genere, insomma, dalla musica classica al pop fino ad arrivare addirittura al rap, per cui c'è un po' di tutto. Inutile apri bocca per me, cioè si mostra se sei meglio di me, questo è il mic, dimostra, ricorda che la corda si spezza se la giri, scrivo papiri, tutti i papini, parli di stili, ma quando mai man, quando mai le visti, tristi, troppo tristi, da fare dischi, verremo i bimbi, ma siete finti, dici che spicci, e spazzo mezza scena con una spremuta di menici, stile pacchi, per voi fiacchi, rispetto e sapienza che porto sui miei fianchi, i miei coetanei hanno idee e interessi, che non sopporto come loro stupidi complessi. Il nemico immaginario l'ho sfidato e l'ho smentato. Ora non fa più l'MC, fra ma fai disoccupato. Sono nato incazzato, ci vuole positività. Poi sento di una gente che l'hip hop è uguale a rap. Rossella Gianfagna, dirigente scolastico dell'Istituto Leopoldo Pilla di Campobasso. Oggi i ragazzi vanno in scena con entusiasmo per uno spettacolo di varietà, ma soprattutto di solidarietà. Sì, perché abbiniamo quella che è la cultura chiaramente alla solidarietà. Hanno fatto un laboratorio teatrale durato un po', diciamo, tutto l'anno, e poi il ricavato di questo spettacolo andrà alla Dynamo Camp con la quale collaboriamo da 3 anni. Quindi è importante educarli anche a quella che è la solidarietà e il volontariato, non solo la cultura. Tanto entusiasmo, anche tanta ansia un po' da parte dei ragazzi per questo debutto. Come avete lavorato insieme a Marco Caldoro, direttore artistico dell'evento? Sì, è chiaro che c'è la giusta tensione, insomma, perché per noi e per loro è una cosa seria, non è una soltanto una recita, ma va oltre, diciamo, quella che è la recita, perché c'è una preparazione proprio da teatro, appunto c'è il direttore artistico Marco Caldoro che ha lavorato con loro tutto l'anno, quindi chiaramente presentarsi così davanti al pubblico, poi dei compagni, e stasera faremo un altro spettacolo, ma soprattutto i compagni di classe che sono incredibilmente critici, chiaramente per loro non è facile, però ce la faranno. Oggi sul palcoscenico i ragazzi delle 3 scuole, del Geometra, dell'Agrario e del Ragioneria, appunto tutti raggruppati sotto il nome dell'Istituto Leopoldo Pilla. Anche questo è un modo di fare scuola, in più avvicinando ai ragazzi ai principi della solidarietà, dell'aiuto reciproco, ma anche del teatro. Sì, anche del teatro, e poi il mettere insieme le 3 scuole, anche perché per farli sentire avere un'unica appartenenza alla scuola e appunto avere come filo conduttore quella che è la cultura, in questo caso la cultura teatrale, è una bella sfida. Una condivisione di saperi multipli, disparati, all'insegna della condivisione. Assolutamente sì, ma poi nella scuola bisogna fare, diciamo, insegnare quelli che sono i linguaggi diversi, tutti gli aspetti della cultura e in questo caso anche della solidarietà. Ascoltando un po' i ragazzi, per loro oggi è anche un momento di festa, di fine anno scolastico, un augurio da parte sua, dirigente scolastico. Beh, l'augurio è che non perdano mai la voglia, la fantasia e la curiosità all'apprendere, a leggere e a cercare sempre, quindi a crescere. Mio padre, no, mio papà è forte, sano e intelligente, mio padre è debole, malaticcio, pur non conosce. La mia mamma è bellissima, assomiglia a Brigitte Bardot. Mia mamma è brutta, bruttissima. Mamma non assomiglia. Mio papà ha 3 lauree e parla perfettamente 5 lingue. Mio padre ha fatto la 3ª elementare, parla in dialetto, ma poco, perché è cagato.